Bene, Rosario è, comincia con la nascita di Rosa, il 14 settembre, giorno di esaltazione della croce. E c'è un altro avvio grandioso che riguarda me stesso. In quello stesso 14 settembre del 1998, il Papa Giovanni Paolo II sottoscrisse l'enciclica Fides et Ratio, nella quale auspicò che scendesse lo Spirito Santo sulla terra nella bocca di un filosofo, che annunciasse il nuovo percorso dello Spirito Santo della verità a sostegno delle verità che facevano capo alla rivelazione del Figlio Gesù. Il Papa aveva evocato lo Spirito Santo e alla fine della enciclica si rivolge espressamente a Maria Santissima e gli dice: tu sede della sapienza, che tu possa essere sicuro approdo a tutti quelli che cercano la verità. Il Papa con quella enciclica ha auspicato la presenza qui in questo mondo dello Spirito Santo della verità. Ecco il secondo lancio, perché io sono stato l'unico filosofo che, rischiando perfino la morte, facendo 112 giorni di fame e di digiuno per sostenere la speranza del Papa, ho cercato di fare quello che il Papa aveva detto, ma con nessun risultato. Perché? Perché non sono stato preso in considerazione da nessuno. Tu consigliare al Papa? La solita storia. Ecco il senso ora di questa profezia. Se il prossimo 14 settembre il Padre Eterno fa quello che io ho profetizzato, ossia che il suo personaggio qui sulla terra corona questo che ora vi sta annunciando con fermezza, compie quel non c'è due senza tre, per cui dopo il primo lancio relativo alla salvezza di Dio auspicata da Nostra Signora del Rosario, attraverso la presa in considerazione delle cose che sto dicendo io, dopo il Papa che dice: forza filosofo, di queste cose, finalmente le potrò dire e potrò essere ascoltato, perché il tempo stringe. Al 22 dicembre 2012, completamento del 21 del calendario dei Maya, mancano circa 800 giorni. Non c'è molto tempo per il Dio venuto in me per risolvere i problemi da qui alla fine del tempo. Tra 800 giorni la terra si congela e se non c'è pronta l'energia pulita, l'umanità è spacciata. Ecco, questa è la profezia. Staremo a vedere se con tanti indizi questo sarà quello che accadrà per davvero. Beh, questa è una profezia che senz'altro si realizzerà. Perché in tutti e due i casi, sia che questo personaggio vinca il premio del Superenalotto, sia che non lo vinca, avrà esaltato la croce di Dio in lui, o attraverso la dimostrazione di una verità di presentazione dentro questa persona, oppure attraverso l'ennesima croce che avrà voluto esaltare attraverso questa persona resa per l'ennesima volta una persona che sembra in tutti i modi un falso profeta.